ai giorni nostri, al classico
avremo modo di partire da lontano, dal 1700, per arrivare nella legge giorno. E seguirò in apertura una fantasia all'improvviso per ricordarci, ovvero sarà un'improvvisazione che io farò al momento, non preparata. In questa improvvisazione sentiremo il carattere festoso di tutto lo strumento. Grazie per la vostra attenzione.
ecco il saluto dell'organo, il saluto festoso di questo strumento che avete così la fortuna di avere, poiché non è solamente un accompagnamento liturgico, ma è un evento culturale, lo strumento, averlo messo a posto e riportato alla fruizione di tutti uno strumento di questo tipo è principalmente, a mio avviso, un evento di grande cultura. E proseguiamo col concerto. Io ho pensato bene di abbinare alla musica d'organo la bellissima voce di un soprano che ho avuto la fortuna di conoscere in una mia tournée in Portogallo, a Guimarães, e mi è stata affiancata all'epoca, qualche mese fa, il soprano Sandra Azevedo. Che ho avuto adesso il piacere di poter portare in Italia e far sentire anche a voi la sua voce. Iniziamo con due brani di musica sacra del veneziano Antonio Vivaldi, scelti anche perché, come mi suggeriva l'amico Gaetano Montalto, che ringrazio per l'organizzazione e la propensione che ha profuso nel restauro di questo strumento, questo Antonio Vivaldi, questo compositore veneziano, perché il nostro San Gregorio Barbadigo era veneziano, quindi quale migliore abbinamento scegliere un conterraneo musicista per iniziare questo concerto. E abbiamo scelto due brani. Il primo, il Domine Deus, dal Gloria, famoso Gloria di Vivaldi, l'aria Domine Deus Rex Celestis. Ecco. Il secondo è il Beatus, dal Beatus Vir, dal Salmo Beatus Vir, il Iocundus Homo. Quindi il Iocundus Homo, felice l'uomo che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia, sarà ricordato in eterno. Ecco le parole. Il carattere del giocundus, del giocoso, Vivaldi lo rende in questa sua composizione, dove scrive organo obbligato con i flautini. Quindi voi ascolterete in questo brano la parte concertata dell'organo con i flautini del vostro organo Ruffatti, meccanico della parrocchia di San Gregorio Barbadigo. Grazie. Thank you.
Antonio Vivaldi, passiamo ad un altro compositore per opera, famosissimo, Johann Sebastian Bach. Ma non volevo proporvi le solite toccate, le solite fughe, bensì approfittare sempre della presenza del soprano per proporre a voi un'aria che Bach scrisse per soprano, alquanto breve ma molto significativa. Quest'aria ha per titolo Bis du bei mir, tu sei vicino a me. A chi la scrive Bach quest'aria? Dopo tutto quello che ha scritto per Nostro Signore, per la liturgia, la scrive per la moglie, per Anna Maddalena Bach, che era anche un soprano. Fa parte delle Note Buchlein per Anna Maddalena Bach, cioè il piccolo libro di note che lui scrisse ad uso familiare, cioè non c'era la televisione, quando si tornava a casa si faceva musica in famiglia, con i suoi figli e con la sua moglie. Cosa dice il testo è molto significativo. Tu sei vicino a me e se tu rimarrai vicino a me, allora io morirò tranquillo e felicemente riposerò. Ah, come sarebbe bello se le tue mani fossero le tue mani luminose, questo è l'aggettivo, le tue mani luminose a chiudere i miei fedeli occhi. Tu sei vicino a me e io felicemente morirò. Ecco, gli ultimi anni di Bach, che Bach scrisse ormai quasi cieco, quest'aria per la sua moglie, che alla fine poi rimarrà, come purtroppo succede, in povertà, una vedova in povertà, ma Bach scrisse questo suo testamento spirituale alla moglie, Anna Magdalena. Bis du bei mir. Thank you.
Poi si dice certe volte che Bach non era romantico, ma era romanticissimo. In queste sue espressioni veramente d'amore, non solo liturgico, ma anche umano. E ora facciamo un attimo riposare il soprano e volevo proporre un'improvvisazione, quindi sempre un brano non preparato ma fatto al momento da me, ma solo per pedale, per far vedere, e abbiamo l'occasione poiché questo strumento, la console, è vicino diciamo, al pubblico, non è nascosta in cantoria, per cui potete benissimo vedere come l'organo in un certo senso si suona con i piedi, che per noi organisti è un complimento, ecco, suonare l'organo con i piedi. volevo sottolineare questo modo di formi anche nella presentazione del concerto, molto, molto diretto, è una qualità che ho imparato da Luca, quindi come fa con voi lui faccio anch'io. E allora questa improvvisazione per pedale solo. Thank you.
ma è sempre una tastiera, quindi si può avere sulla tastiera la medesima agilità che si ha sui manuali, anche sulla pedale. E per un organista studiare la tecnica del pedale è molto importante, poiché è il fondamento di tutto l'organo. Ecco. Ritorniamo con la voce della nostra santa Azbedo e proponiamo di Tosti, quest'autore italiano, una Ave Maria. Da adesso in poi inizieranno una serie anche di Ave Marie e le abbiamo anche inserite per l'apertura del mese mariano, ottobre. In molte parti già si celebra la Madonna del Rosario, che il giorno 7 avremo liturgicamente, per cui abbiamo pensato anche di inserire in concerto alcune Ave Marie. La prima è una romanza, una Ave Maria romanzata di Tosti, che lui chiama Piccola Melodia, Ave Maria. Thank you.
e il mese anche di Giuseppe Verdi, nasce 10 ottobre. 10 ottobre. 10 ottobre. Amico Gaetano Montalto, sempre 1813. E anche due brani mariani di Giuseppe Verdi. Il primo, dalla forza del destino, la Vergine degli Angeli, Leonora, che canta questa bellissima preghiera. E il secondo, sempre un'Ave Maria, dall'Otello di Giuseppe Verdi, due significative liriche, sempre per la voce che state apprezzando, del nostro soprano portoghese, Sandra Azzevedo. Thank you.
chiudere questo ciclo classico, Pietro Mascagni, sull'intermezzo della cavalleria rusticana. Siamo nel clima pasquale della festa, dell'opera, questo intermezzo, ecco che sorgono le note di un'altra Ave Maria, proprio sulla base del famosissimo intermezzo della cavalleria rusticana di Pietro Mascagni. Che cosa significa? Che in questo
brano sempre estemporaneo fatto da voi, al momento io vi farò sentire tutti i colori, tutte le possibilità di quest'opera, per cui andremo anche in momenti molto delicati a sentire dal piccolo flauto fino ai ripieni, fino ai suoni più acuti. C'è cose che durante la liturgia spesso non sentite perché sono solo caratteristiche usate durante i concerti propriamente organistici, però ogni tanto è bene sentirle per essere consci delle capacità che questo strumento, che ripeto avete la fortuna di possedere, ha in sé.
avete sentito proprio tutto in tutte le sue sfumature, che diceva solo queste camere qua ci stanno, no, sono esattamente 1050, abbiamo fatto il conto con Etano, ma ogni tanto 1050 da cui avete visto quante possibilità allo strumento. E andiamo verso la conclusione, come dicevo, con due compositori vicino a noi. E abbiamo scelto dei temi tratti da film, delle colonne sonore. Il primo, ma già carissimo, Nino Rota, che è un grande compositore italiano, direttore del Conservatorio di Bari per tanto tempo, in collaborazione con il regista Franco Zeffirelli. E quale abbinamento migliore dal film Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli, che tutti conoscete, dove viene cantata un'Ave Maris Stella, quindi ritorniamo sempre al tema mariano, il famoso tema di Romeo e Giulietta, però inframmezzato dall'Ave Maris Stella, le tre strofe che noi vogliamo dedicare alla Madonna in questo mese anche di apertura, questo mese mariano. Nino Rota, Ave Maris Stella.
sta qui in Roma e lo salutiamo, di Ennio Morricone, due famosi temi. Uno dal nuovo cinema Paradiso, il film che voi conoscete, il Sotto Elena, e il secondo dal film Mission, Gabriel Oboe, che è tipica aria per Oboe del missionario gesuita, ma in questa versione noi la ascoltiamo vocalizzata dal soprano Sandra Azevedo. Dopodiché avremo modo di concludere tutti insieme, insieme al coro, con una cantata di Johann Sebastian Bach, Gesù mia gioia, Jesus bleibet meine Freude, per esprimere veramente la gioia a questo punto di avere questo strumento e di poter, tramite questo mezzo organistico, organario, ecco, dar lode al Signore. Non a caso Bach non firmava Johann Sebastian Bach, ma firmava SDG, Soli Deo Gloria. Questa era la firma di Bach e noi penso che dovremmo farne la firma della nostra vita, vero Don Luca? Don Luca, dovremmo farne la firma della nostra vita. No, io firmo così. Ecco, benissimo. Grazie Ennio Morricone, i due brani ancora dalla voce di Sandra Azevedo. Thank you.